colleghi. Sono strumenti che noi usiamo giornalmente in quantità
E questo con spreco di risorse, perché il fare questo sicuramente ci porta a consumare risorse sul territorio, ci porta a fare un dispendio di energie che il sistema precedente sicuramente non aveva in sé. Dobbiamo stare anche molto attenti, perché questo processo di centralizzazione può coinvolgere anche la gestione delle farmacie ospedaliere. Quindi un processo di centralizzazione, dicevo, che riguarderà anche le farmacie ospedaliere. Questo vuol dire che anche i farmaci che venivano distribuiti all'interno delle farmacie ospedaliere non verranno più distribuiti dalle farmacie ospedaliere, ma ci saranno delle mega strutture provinciali che ci penseranno a fare questa funzione che prima veniva svolta dalla farmacia ospedaliera. Questa crea e apre sicuramente problemi importanti. Sicuramente il futuro nuovo ospedale dell'area vasta pordenonese avrà necessità di strutture proprie di approvvigionamento e logistiche che non possono essere, almeno per la parte di utilizzo comune, gestite da altri. Dico futuro nuovo ospedale perché sia il presidente Longo e l'assessore Cossici hanno più volte ribadito che il percorso verso la nuova struttura è già iniziato. Il tavolo tecnico voluto dalla giunta regionale con comune e provincia è un momento indispensabile per condividere una scelta che definirei epocale per l'organizzazione sanitaria della nostra provincia. Ne possiamo convenire tutti. Ma non solo, influenzerà positivamente lo sviluppo economico della nostra città nei prossimi decenni. Per questi motivi sono rimasto sorpreso non poco e ho accettato in modo incomprensibile l'atteggiamento del nostro sindaco, che adesso non c'è ma che rimane, ecco, perfetto, del signor sindaco, nel porre alcuni ultimatum di tempi, come se fosse una qualsiasi scadenza amministrativa. E credo, signor sindaco, che siamo di fronte a un investimento storico per la sanità della provincia di Pordenone. Oltre 150 milioni di euro giustificano un ritardo negli atti formali, da lei anche responsabilmente richiesti. Ma mi dica, signor sindaco, che sia il 30 settembre o il 31 ottobre o il 30 novembre non cambia certamente la portata di un evento che va a ricadere positivamente sulla gente che lei amministra e su tutta la provincia, che sicuramente la gente non comprenderebbe i suoi determinamenti per una fattiva collaborazione al tavolo tecnico, visto che non c'è la situazione. Adesso ci arriviamo. Allora, mi auguro, signor sindaco, che lei faccia sue queste raccomandazioni su un percorso che lei stesso ha proposto e avviato. Così come mi auguro che il Consiglio faccia proprio le conclusioni di questa mozione, che traduchiamo inventandole in raccomandazione nei confronti della Giunta regionale, ovvero nel rivedere la funzionalità e l'organizzazione del centro servizi condiviso, nel rispetto del patrimonio tecnico e professionale localmente raggiunto negli ospedali di rilievo regionale e non, con particolare